Le proteste in strada e in piazza non si arrestano. A Beirut, dove a qualche giorno dalle tremende esplosioni al porto, i cittadini chiedono un ripulisti generale nelle alte sfere dello Stato. Nelle strade della città già da sabato è dilagata la guerriglia urbana. I manifestanti si sono impossessati del centro e intanto sono arrivate le prime dimissioni. Ha lasciato l'incarico il ministro dell'informazione, Manal Abdul Samad, portavoce del governo, che chiede scusa al popolo libanese per averlo deluso. Diversi sono i parlamentari che hanno preceduto o seguito le dimissioni del ministro. E mentre si sgombera il porto dalle macerie, si stima in circa 120 milioni di dollari la cifra necessaria per i prossimi 3 mesi per dare il via al cantiere della ricostruzione. Promotore di una conferenza di donatori questa domenica, il presidente francese Emmanuel Macron si fa interprete delle esigenze dei libanesi che chiedono la fine di un sistema di corruzione che ha superato ogni possibile fantasia. A Beirut, in visita giovedì scorso, Macron ha messo in guardia la classe politica del paese. Tornerò il 1° settembre per verificare che i finanziamenti siano finiti in buone mani. Intanto gli aiuti umanitari di prima necessità stanno arrivando da molti paesi europei, tra cui l'Italia.